Ciao a tutti, sono Isaac e siamo qui nel bel mezzo della foresta di Miasmata alle più o meno 9 meno un quarto di sera. E sì, una gran bella serata. Abbiamo la bestia alle calcagna e quindi credo che dovremmo. Ma un attimo, è quello il sole o è quello? Ah no, quella è la luna. Guardate il riflesso sull'acqua della luna, fantastico. Fantastico, diamine. Dunque. Siamo qui su Miasmata e prendiamoci un frutto che lo tireremo alla bestia nel caso la troviamo. Però non capisco, sono le 9 di sera, giusto? Eh sì, sta calando la notte. Meglio andare a dormire di nuovo. In questo episodio cercheremo di andare a trovare quel sito di ricerca. Non mi ricordo come si chiama. Oh, merda! Non avevo notato. Oddio, guardate la luna che illumina tutto. È fantastico. È solo fantastico, diamine, guardate. Non si vede assolutamente niente. Ma ciò che illumina la luna si vede. Ciò che è illuminato dalla luna si vede. Adesso non vedo più la. Oh mio Dio, Goofy. Oh. Ma io mi chiedo, perché hanno messo la notte se nessuno ci andrà mai. Cioè, nessuno andrà mai in giro di notte, è ovvio, cioè. Io ogni volta che vedo la notte non è che mi metto ad andare in giro. Guardate le piante pixellose. Sì, non è che mi metto ad andare in giro io ogni volta di notte. Anzi, cerco sempre di dormire perché so che su YouTube non si vede tra l'altro niente di notte, quindi. Oh merda. Da che parte sono arrivato? Andiamo di qua comunque. Speriamo di non incontrare la bestia. Potrebbe essere un brutto ricordo. No, aspettate un attimo. Da questa parte io sono arrivato. E devo andare di qua. Ah, eccola qua. Come ho fatto a non vederla? Come ho fatto a non vedere questa strada? No, non è una strada. Oh sì. Sì, è una strada. È nascosta. Strade nascoste, pronte per essere scoperte. Mamma mia, non vedo niente. Aiuto. Corriamo. Ora che abbiamo assunto proprio la droga che ci fa correre di più, devo assolutamente correre il più possibile per scappare. Oh, cosa abbiamo qui? Ah, una foglia che non si è renderizzata. Dovrei fermarmi ogni tanto a guardare il paesaggio perché è una cosa fantastica. È veramente ben riuscito, però quella dannata bestia mi impedisce di farlo. Cosa abbiamo qui? Una fonte luminosa. Beviamo un po'. Oh, acqua. Alla mela. Oh, guardate queste super foglie. Beviamo le foglie, dai. Adesso mi ho perso il. Oh, guardate, c'è una. Come si chiama? Un foglio. Uno degli 8 fogli di Slender in questa foresta. Deve essere proprio qualcosa. No, dai. Secondo me, però, veramente si sono ispirati a Slender su questo gioco perché. Cioè. Poi non so qual è il suono. No, su Slender c'è un altro suono che. Sì, c'è un altro suono su Slender. Qua c'è il battito del cuore. Oh, nuove piante. Qui c'è il battito del cuore, mentre su Slender c'è un'altra cosa. Oh, cosa si chiama? Fiore della giungla grande. Qui ci sembra essere proprio una. Ah no, è un laghetto. Pensavo fosse un cratere. Però ci siamo persi. Dov'è la strada? Dov'è la strada? Dov'è la strada? Vabbè, noi andiamo da questa parte. Sperando di. Cioè, più o meno da questa parte dovrei riuscire a vedere la tenda. O almeno una strada, no? No, non vedo niente. Non ho neanche 2 punti di riferimento. Oh mamma mia. Aiuto. Intanto il gioco mi va a 20 fps. Devo dire che è molto, ma molto pesante. Cosa ci fa? No, stiamo andando. Dobbiamo andare a nord, vero? A nord. Dobbiamo andare di qua. Noi ci siamo fermati più o meno qui. Dobbiamo andare di qua, quindi precisamente a nord. Sì, ho sbagliato. È di qua, nord-est, di qua. Andiamo di qua. Sì, ho capito. Oh, guarda che bella statua. Andiamo, velocemente. Ah, no, penso di aver visto qualcosa invece. Ok. Non vedo l'ora anche di trovare la droga per poter nuotare perché. L'acqua è l'unico punto di salvezza contro la bestia.
Poi tra l'altro è un gatto e non c'ha paura dell'acqua, ma complimenti. Oh, vedo qualcosa lì in fondo. Proviamo ad andare là in fondo. Ecco, adesso non vorrei cadere io qui. Perché so che dobbiamo cadere una volta all'episodio quasi per forza. No. Ok, piano piano si può fare tutto. Dove si va? Ok, un'altra piccola discesa. No, non è piccola, è abbastanza ripida. E ok. Oh, nuovi fiori ancora. Ah no, sono quei i soliti fiori. Però c'è una cosa. Oh, nuovi fiori qui, sì. Ah no, sono i soliti fiori che non possiamo prendere. Abbiamo ritrovato almeno la strada, no? Ok, dunque. Oh, li vedo la capanna. Buono, buono. Capanna sugli alberi. Ma no, è un villaggio. Oh, mamma mia. Abbiamo trovato un villaggio. Musica? Musica? Musica! Dov'è? No, non c'è. Guardate qui! Oh mio Dio, non vorrei proprio caderci io qui dentro. Strano, non è apparsa la musica? Ah, eccola qua. Oh, là. Questo è un ottimo posto. Bello alto. Peccato che sia in mezzo alla giungla, quindi più o meno inutile. Cosa abbiamo qui? Ho una nuova ricetta. Cos'è che fa? Masco? Oh, una nuova droga, vediamo. Large jungle flow. Ah, quelli che abbiamo noi, i fiori, eh. E questi, fleshy purple purple fruit. frutta, viola, non so cosa. Oh, qui c'è un coltello. Salviamo. Ta-ta-tan. Ok. Oh, due letti belli comodi, me ne sono accorto proprio adesso. Beh, almeno non ci sono cadaveri qui. No, perché ogni volta che andiamo in giro ci sono un sacco di cadaveri. Non capisco perché tutti si mettono a suicidarsi. Forse hanno visto per la prima volta la creatura. Allora, quindi sono morti. Cosa abbiamo qui? Un fungo, ho visto. Sì. Discover a new specie of fungus. Nord-est of Gustavo. Nord-est. Ok, nord-est del Tau, del sito di ricerca Tau, c'è il fungo che credo sia l'ingrediente per la nostra nuova... no, per la cura quella generale, quella per la malattia. Lì vedo un laghetto. Ok, direi di andare adesso. Qui non è che abbiamo trovato proprio qualcosa di utile, però vediamo. Non... Ah, eccomi qua. Ah, siamo qui. Merda, mi sono straperso. Pensavo di essere qui, sono andato a finire qui. No, dovrei essere qui. Cioè, dovevo essere... All'inizio ero qui. Poi sono andato a finire qui. Questo è il... Fatemi controllare. Ecco, noi siamo... Ok, noi siamo qui. Quella scimmia sta morendo, diamine. Magari non sta neanche morendo. Noi siamo qui e dobbiamo andare oltre il lago. Ci sono altre due case. E poi a nord-est, giusto? Nord-est. Più o meno di qua. O è qui il fungo? Vabbè, andiamo prima qui e vediamo che riusciamo a trovare. Ecco, è qui. Dobbiamo andare qui. Quindi di qua, giusto? Fammi controllare nella mappa. Sì, dritti di qua. È giusto, cioè dobbiamo seguire la strada. Aspetta, forse li vedo già da qui. No, forse no. Boh. Seguiamo la strada, che non voglio riperdermi. Eccola qui la strada. E poi dobbiamo ricordarci che dobbiamo trovare il voi sapete cosa. Cioè non Voldemort, ma i frutti viola. Che non possiamo mangiare, ovviamente. Ok. Oh, eccoli qui. Eccoli qui, eccoli qui. Le due casette, diamine, siamo proprio altissimi, purissimi, elevissimi. Non vorrei cadere, ma perché creano queste piattaforme, ma non creano dei cosi, non so come chiamarli, degli appoggia gomito, come, no, avevamo un termine simile.
Scorrimano, no, quelli sono delle scale, boh, non mi ricordo. Un attimo, ma... Ah, ok. Vabbè, almeno siamo un po' più bassi. Sento delle cascate, ma non ci sono cascate di anime. Peccato. Sarebbero state molto belle con questo effetto dell'acqua. Ok, andiamo di qua. Oh, cosa abbiamo qui? Beh, ora che ci penso è da un bel po' che mi chiedo perché ho le mani rosse. Volete vedere che ho ucciso tutte quante le persone che sono morte? Non avrebbe senso. Cos'è questa roba qua? Prima esaminiamo sta roba. Diamine, se ho ucciso io tutte queste persone, veramente inizio a interessarmi anche alla storia. Anche se in inglese, proprio. È un inglese che non riesco a capire sto qua, perché c'ha tutti i termini più strambalati che non ho mai sentito. Vabbè. Cosa fa? Allora, se combinato con... sì. Via, corretto. Piante during the... Ok, quindi questa dobbiamo combinarla con un'altra pianta. E abbiamo visto che pianta, con che pianta dobbiamo combinarla con i frutti penzolanti. Come alcuni giochi, secondo Zeb. Oh, cosa abbiamo qui? Oh, Agent X. Cos'era? Origin, qualche. Ah, questa è la pianta e questo è il fungo. La pianta non mi ricordo. Sì, si trova in una rovina. In Tau, più o meno qui. Sì. E il fungo invece si trova a nord-est. Ok, e questa si chiama pianta X? Mi pare di sì. Bulbus fruit bear. Ok. La cosa inizia ad essere interessante. Beviamo un po'. Ehi, bevi. Ok. E dobbiamo ripartire. Abbiamo esplorato quella casa? Mi pare di no. Andiamo ad esplorarla. Poi dovremo seguire, credo questa strada per andare di qua. Quell'altra ci porta indietro, mi sa. Andiamo a vedere qui cosa c'ha da dirci il tizio che ci sarà qua dentro. Boh, non so neanche se ci sarà un tizio. Probabilmente no. Ci sono soltanto dei letti e un altro indizio sui funghi. Diamine, si stanno dando un sacco di indizi. Ah, piante carnivore. Flash. Flash, se non sbaglio, è carne. Flash non. Non lo so. Red green tree fungus. Ok. Ah, sono i stimolatori energetici. Ok, questi ce li abbiamo già. Questi no e questi no. Stimolatori energetici sono quelli gialli. Quelli gialli, ok. Ok. Da qui possiamo anche vedere se vediamo qualche macchia nera. A proposito, non ho neanche ancora scoperto cos'era quella macchia nera che c'era in qualche episodio fa. Oh, stavo per cadere giù. Oh, mamma mia, stavo ancora per cadere giù, Diana. I controlli, i controlli. Andiamo. Oh, lì vedo dei fiori. Andiamo a prenderli. Ho visto qualcosa di giallo. Eh sì, sono dei funghetti gialli. Diana, non sono tossici, velenosi, quello che è. Andiamo ad esaminarli. Ok, vediamo cosa farà, cosa fanno. Ok. Aspettate, prima voglio fare una cosa. Sì, non dare fruttate così, voglio accendere questo coso. C'è un achievement che mi chiede di accenderli tutti, quindi credo che li accenderò tutti d'ora in avanti. Prendiamo questa e andiamocene. No, di qua. Sì. Andiamo. Oh, 55. No, parlo troppo in fretta. 60 fps, sì. Ogni tanto, sì. Se guarda terra, ad esempio, i 60 fps vengono quasi spontanei. Perché carica poca roba, però. Dov'è che devo sintetizzarle qui, giusto? Sì. Ok. Vediamo che razza di fungo è diventato adesso. Oh, vediamo un po'. Herculean Tonic. Adesso fammi vedere cos'è sto Herculean Tonic. Divento Hercules. Hercules, quello. Verde? Mai provata questa. Cos'è che fa? Temporary improvement to your strength. Oh! Benissimo. Questo tonico qui ci permette di correre di pi più velocemente e di nuotare. Quindi assolutamente devo fare scorta di quei funghetti gialli.
Assolutamente, possono essere ultra utili. Ehi, vai su. Ok, abbiamo scoperto l'acqua calda, lo so, ma è molto utile sta acqua calda. Almeno potremo farci bagni caldi. Ok. E siamo anche pieni qui. Ho le medicine per la febbre? Sì. Dobbiamo ancora sintetizzare l'alga. Lì, che è lì da 3 anni, ormai non è più luminosa. Adesso alla ricerca. Oh mio Dio, ci sono anche i funghi lì, ma mi sa che questi li abbiamo scoperti, no? Eh no, non l'abbiamo scoperto neanche questi. Ma questi credo che facciano le medicine per la salute, mi sa, quelli bianchi. Però ce ne sono un sacco qui, quindi credo che non siano molto rari. Andiamo a vedere di qua adesso se riesco a trovare quelle rovine in pratica. Oh, guardate i fieri volanti. Oddio, mi è sembrato di vedere qualcosa là sopra. Oh, mamma mia. Oh, qui cosa c'è? Ogni volta che vedo quelle palme con le foglie marroni, mi sembra di vedere capanne. Cioè, confondono veramente. Oh, siamo tornati. Cosa c'è là sopra? Ah, eccola lì. Mi sa che abbiamo trovato la nostra meta. Anche qui c'è un sacco di roba, però mi sa. È sconosciuta, sì. Fa vedere se riesco a. Lì c'è una cosa e. Dove ho visto l'anello? Lì, ma non è conosciuto. Vuol dire che è fuori dalla mappa. Quello invece è conosciuto. E quello là sopra? Ce n'era uno più a fianco. No, assolutamente, devo prendere quella posizione di quella. Oddio, guardate i pixel. Ok, così dovrei riuscire a vederle tutte e tre. Ok. 9, 9, devo andare un po' più in alto. Ok, da qui? Qui non vedo neanche ora. Voglio assolutamente prendere quella statua perché assolutamente è una cosa che potrebbe servirmi. Anche se non ho mai usato delle statue che ho trovato in questo modo, per il momento. Magari potrebbero essere utili, più utili del previsto. Andiamo un po' più all'interno, vediamo se riusciamo a spottarla anche da qui. Credo di sì. E lì riesco a vedere la seconda capa. È là sopra, diamine. Non riesco a vederla. Eh no. Da qui invece non riesco più a vedere la cosa, allora lasciamo stare. Io direi di andare a trovare quella dannata cosa. Cerchiamo di non cadere invece. Ok. Ok. Andiamo. Oh, mamma mia. Piuttosto fonda qui l'acqua. Quel pezzo di mappa non lo riconosco, non lo conosciamo. Oh, cosa c'è qui? Mi è sembrato di vedere una grotta al posto di questo ultra mega sasso, però purtroppo non è una grotta. Sarebbe stato epico. Mi chiedo se più avanti con le versioni riescono a mettere, che ne so, qualche aggiornamento alla mappa, qualche nuovo bioma, roba del genere. Perché secondo me l'importante per un gioco è che. Non dico sia in continua evoluzione, ma diciamo che gli sviluppatori continuino a darci attenzione e continuino ad aggiungerci roba almeno per un periodo, per il primo anno di vita del gioco e non lasciarlo al suo destino appena uscito. Cosa c'è qui? Oh, questo sembra il tempio che stavamo cercando. Però non vedo le alghe. No, le alghe, le cose che stiamo cercando, le. Oh, qui cosa c'è? Proviamo a scendere qui sotto. Oh, qui vedo qualcosa, altre scale mi sa. Queste ci portano giù. Quella statua non la conosciamo, non conosciamo niente qui, forse non dobbiamo neanche esserci qui. Però voglio proprio esplorare sta parte. Qui sopra non ci possiamo salire, quasi ovvio. Ah no, invece sì. Ok.
Non c'è nient'altro qui. Strano. Forse abbiamo sbagliato strada. Aia, aia. Stavo correndo alla velocità della luce, diamo. Ok, qui c'è una bella discesa. Proviamo a scendere giù. Vediamo se arriva, troviamo qualcosa. Oh, fermi, fermi, fermi. Ho visto dei fiori. Ehi, ah, eccoli là. Sono quelli che fanno stimolatori energetici. Queste piante qui. Eccole qui. Oh mio Dio. Per un attimo mi sembra... Cos'è sta roba? Per un attimo mi è sembrato di avere un insetto in mano. È soltanto la radice. Un po' troppo grossa. Ok. Oh, ho visto anche un'altra cosa qui. Viola, mi pare. No, sono proprio allucinazioni. Allora, qui abbiamo una statua umana che non conosciamo, ovviamente. Mi toccherà tornare indietro. Perché più o meno io dovrei essere qui. Devo tornare qui. Che c'è una... come posso chiamare? Una casa. E vedere che riesco a trovare lì. E anche l'episodio sta durando abbastanza. Vediamo se riusciamo ad arrivare lì velocemente. Usando la spiaggia. No, no, no. Mi conviene andare qui sopra. Che mi pare ci sia un sentiero qui. Speriamo. Ok. Perfetto. Queste cose non le posso prendere, no? Qui non si... Ah, eccola lì, eccola lì. È quella che stiamo cercando? No, non è quella che stiamo cercando. Dovrebbe essere qui. Dobbiamo fare ancora un bel po' di strada. Però vediamo che se riusciamo a trovare qualcosa là dentro. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Provo anche a interrompere qui la parte. Oh là. Cosa abbiamo qui? Proprio ottimo posto per costruire un campamento. Intanto, sì, dai. Controlliamo cosa fanno queste piante. La bianca che secondo me faceva il coso. La medicina per la febbre. Perché l'ho letta in un libro, mi pare. E infatti fa la medicina per la febbre. Vediamo cosa fa sta pianta invece. Dovrebbe fare quello dell'energia. E sì, anche questo fa quello dell'energia. Ora non so che cosa portarmi. Perché qua ci sono pochi spazi. Io porterei la pianta bianca. Il fungo, no, no, più che altro mi terrei così perché se no, no, la pianta mettila lì. No, ehi, metti, ecco, perché la pianta se la unisco con l'altra pianta viola mi dà la super energia, mentre col fungo no. La pianta della super energia, no, la pianta, oh, posate, posso prenderle? Oh, mamma mia, ah, ma è un coltello e la forchetta? Ehi, dove vai? Oh, che figata, anche questa posso prendere. Ehi, vieni qui, sono disidratato. Ok, beviamo un po' di acqua di mare, dai. Può far bene. No, non mi fa bere l'acqua di mare. Ok, va bene, dai, interrompiamo qui la parte. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. E alla prossima.